Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. L'organo legislativo si è riunito in settimana con la tradizionale procedura di rinnovo di metà legislatura e che ha portato alla rielezione del Presidente dell'Aula nella persona di Antonio Mazzeo e dei suoi due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, confermata anche la composizione dell'ufficio di presidenza con i segretari rieletti Federica Fratoni e Diego Petrucci. Ma l'aula di Palazzo del Pegaso si è riunita anche per discutere ed approvare la prima variazione di bilancio 2023-2025 al Centro La Sanità. Il Consiglio regionale della Toscana ha varato la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Il provvedimento è passato a maggioranza con 23 voti favorevoli e 12 contrari. Come illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, si tratta di modifiche agli stanziamenti di spesa che lasciano sostanzialmente inalterati i volumi complessivi del bilancio. Una manovra importante, anche se molto puntuale, e riferita soltanto ad un aspetto, cioè a quello del riequilibrio dei conti del Servizio Sanitario Regionale. È noto a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite, quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana, come del resto da parte anche delle altre regioni italiane, a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio questa operazione, si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage, per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse, recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve, vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari. Sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo ammontare di risorse destinate alla Toscana, che però non vengano, diciamo, destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in 2 anni e mezzo noi non l'abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. Con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022, che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata, e cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% del PIL il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8 di Germania, di Francia, contro il 7,5 della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario se volessimo essere al pari di Germania e Francia, o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte. Una valutazione pessima, nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della Regione Toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario, rispetto alla quale la Regione Toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto, quindi quando
l'assessore Pezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi. Noi vorremmo sapere più soldi per far cosa? Per fare il 2000esimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa. È inutile che ci vengano a dire in aula noi facciamo debito perché forniamo prestazioni. Non è vero, non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici. Una operazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità, che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana, che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità, che non serviva aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito, io in primis. Durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse aumentare addizionale IRPEF, che le risorse si potessero trovare. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano. E si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che sono e si sono acuite con il Covid, però permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. C'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Tra gli argomenti affrontati attraverso un'interrogazione anche quello della vicenda Keu. Seguendo tutti gli iter di legge previsti, la Regione Toscana ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati dal Keu, ad affermarlo il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, rispondendo in aula a un'interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Noi vogliamo che ciò che è urgente e necessario per le bonifiche venga fatto, già 5 milioni sono a disposizione nel bilancio, per poter agire sulle bonifiche occorre seguire le procedure che la legge ci propone, sono procedure che spesso richiedono comunque il consenso, l'autorizzazione di chi magari con situazione di titolarità giudiziale in questo momento ha la responsabilità di quei siti, quindi sono procedure purtroppo non brevi, ma noi le seguiamo per poterci sostituire e bonificare quello che sono siti che possono essere stati inquinati dalla presenza del Keu. Sentir dire oggi che la Regione Toscana ha investito ben 97.000 euro per uno studio terzo e imparziale che ci dica quello che tutti temevamo già 2 anni fa, cioè che il cromo esavalente si può generare dal contatto con questo particolato, con l'acqua e l'aria. E sapere che adesso, a fronte di questo, si sta pensando solo con la prossima variazione di bilancio di cominciare a provvedere a delle bonifiche è sconcertante, perché ci sono migliaia di persone che sanno che questo materiale è stato sversato nei loro terreni, che può percolare nelle falde dove loro hanno pozzi, addirittura è stato utilizzato per riempimento di tracce a Crespina Lorenzana e soltanto adesso con una variazione di bilancio il Presidente ci annuncia, bontà sua, che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili, che certo non è un atto voluto, ma appunto per, grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge. Peccato che questa azione, che lui ritiene molto efficace, è quantomeno tardiva, soprattutto manca di un monitoraggio attento di quelli che sono e soprattutto di una comunicazione di tutti quelli che sono i siti contaminati, perché queste aziende hanno lavorato anche in altri appalti pubblici e sappiamo che ci sono decine di migliaia di tonnellate di questo materiale sversato, comunque sia immagazzinato, stoccato in luoghi che non conosciamo. Un anno e mezzo fa Fratelli d'Italia aveva chiesto che le bonifiche venissero guidate dal governo nazionale e non era il governo Meloni, quindi non avrebbe fatto bella figura il governo Meloni, avrebbe fatto bella figura un governo al quale Fratelli d'Italia stava facendo opposizione. Ci fu risposto da Giani, dall'assessore Monni, di no, che le bonifiche avrebbero gestite con risorse interne alla Regione Toscana, individuarono un commissario che iniziò a svolgere il proprio lavoro, peccato che dopo 3 giorni che era stata indicata per bonificare i terreni inquinati dal Keu, sia arrivata sulle spalle un'inchiesta per smaltimento abusivo di rifiuti da un'altra parte della Toscana, quindi un capolavoro.
e da allora non è mai stato individuato un commissario. Se la Regione Toscana vuole un commissario da parte del governo, anziché dire che noi ci sostituiamo con i soldi, continuino pure a spendere tutti i soldi che hanno per risanare il buco della sanità come stanno facendo fino ad oggi, e semplicemente si rivolgono al governo, ammettano la loro incapacità di effettuare le bonifiche e chiedano al ministro competente di avere un commissario che svolga questo servizio. Lo devono fare. In settimana si è concluso il Festival Giallo Pistoia, che ha visto il patrocinio del Consiglio regionale, all'attenzione il crimine e il racconto soprattutto della legalità, con un evento finale dedicato ai giovani. Non si dovrebbe mai abusare, forse, della verità, perché prima o poi ti uccide. Sì, di troppa verità si può anche morire. Raccontare il crimine, raccontare il lato scuro della nostra società, farlo soprattutto ai più giovani, dalla finzione letteraria alla mafia, quella vera, è la missione dell'evento finale di Giallo Pistoia, che al Teatro Manzoni, davanti ad una platea formata da 900 ragazzi, ha portato i protagonisti di racconti di storie nere o noir, se preferite. Penso che l'insieme sia molto importante, perché parlare ai giovani, investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà, e più si è liberi, più si riescono a costruire le condizioni per limitare la criminalità organizzata, per limitare le infiltrazioni mafiose. Noi viviamo in una terra, la Toscana, che è una terra che purtroppo negli ultimi anni sta vivendo infiltrazioni di mafie differenti da quelle che si conoscono e si sono conosciute per la loro violenza, soprattutto nel sud del nostro paese, ma anche qui a Firenze, penso alla strage dei Georgofili. Ai ragazzi oggi io voglio mandare un messaggio forte: non siate mai indifferenti, non voltatevi mai dall'altra parte, perché la sfida alle mafie è una sfida collettiva, è una sfida che possiamo vincere solo se ognuno di noi, a partire dalle istituzioni, fa la propria parte. Ogni occasione pedagogica in questo senso è molto utile, soprattutto se fatta con il confronto e la partecipazione con chi vive queste tematiche tutti i giorni sulla propria pelle. La partecipazione alle scuole pistoiesi, come sempre, è particolarmente alta, e quindi credo che ci aspetti una bellissima mattinata. Antonio Fusco è un agente di polizia, ma anche uno scrittore di successo di libri di genere. Ma la scrittura, quella del noir, del giallo, scandaglia quella che è la società in cui vive lo scrittore, e con il rispetto delle regole e della legalità poi alla fine prevale sempre il bene rispetto al male. Il colonnello Edoardo Marzocchi lavora alla Direzione Investigativa Antimafia. Nel suo libro prova a raccontare alla figlia, nata dopo la stagione stragista, una criminalità organizzata che nel frattempo ha mutato pelle, finendo quasi per scomparire dalla cronaca, ma che c'è, anche se non si vede, persino in Toscana. La Toscana è una terra ricca, e quindi come terra ricca è una terra fertile anche per gli investimenti illeciti, ma anche per quelli ovviamente della criminalità organizzata, che ha interesse magari a reinvestire proventi, quindi dal settore del turistico alberghiero alla gestione dei rifiuti agli appalti pubblici. La Toscana è terra purtroppo di infiltrazione mafiosa, perché è una terra ricca di grandi opportunità, di grandi attività economiche, quindi dobbiamo tenere alta l'attenzione in un colloquio continuo fra le istituzioni, fra chi è in prima linea e i ragazzi delle scuole. I giovani e la criminalità, un rapporto purtroppo che sembra essere all'ordine del giorno, con il fenomeno delle baby gang sempre più crescente. Sicuramente allontanarsi dai comportamenti che ultimamente si vedono e si rendono noti, tipo baby gang o atti di vandalismo anche verso le persone e violenza. E evitare e sensibilizzare è uno strumento che dobbiamo usare. Si chiude così il Festival Giallo con quella che gli organizzatori stimano essere l'edizione dei record, che potrebbe essere anche quella del definitivo salto di qualità. Per noi era il 13° anno, 13 non sa mai se un numero porta fortuna o non porta fortuna, nel caso nostro ha portato fortuna, ma probabilmente la qualità paga. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.